Essere in sovrappeso oppure obesi non è solo un disturbo alimentare o mancanza di volontà. L'obesità è una vera e propria patologia e come tale va considerata e curata abbattendo lo stigma e con l'aiuto degli specialisti. Purtroppo oltre metà della popolazione vive in una condizione di obesità e sovrappeso. Questa non è un semplice disturbo nutrizionale, ma è una vera e propria malattia, non solo per le molte complicanze di tipo cardiovascolare, oncologico ed altro, ma anche perché vi è non solo una riduzione dell'aspettativa di vita, ma anche un aumento degli anni vissuti in disabilità. Questo ha un enorme impatto, non solo individuale, ma anche sociale ed economico, ed è per questo che la comunità europea ha riconosciuto l'obesità come malattia e in tal senso i sistemi sanitari devono adeguarsi per fronteggiarla adeguatamente. Per il contrasto all'obesità è importante offrire ai pazienti un percorso personalizzato e oggi sono disponibili terapie innovative che possono aiutare a perdere peso. L'offerta di nuove terapie per la cura dell'obesità è di grandissima importanza perché l'obesità rappresenta un fattore di rischio cardiovascolare di grande rilevanza. Oggi avere a disposizione, oltre le misure di stile di vita, dei farmaci che consentano una perdita di peso fra il 15 e il 20% in sicurezza, è un passo avanti notevole. Questo soprattutto per combattere infarti, ictus cerebrali, lo scompenso cardiaco che sono collegati all'obesità a causa delle alterazioni cardiometaboliche, del stato infiammatorio e dell'alterazione delle arterie che si verificano nei soggetti obesi. Gli avanzamenti della ricerca biomedica sono alleati preziosi, quindi, ed è importante ricordarlo anche in occasione della recente giornata mondiale per l'obesità. Novo Nordisk è impegnata da molti anni nella lotta contro l'obesità attraverso la ricerca e sviluppo di molecole innovative, il riconoscimento della patologia grazie alla sinergia con le istituzioni e non ultimo la lotta allo stigma per testimoniare la vicinanza ai pazienti con campagne come La Verità sul Peso.